Gli amici di Futura Vision mi hanno, insomma, chiesto di contribuire alla loro bellissima iniziativa di questa rassegna di vari lavori indipendenti e non cinematografici e quindi parteciperò anch'io con alcuni dei miei lavori. È una bellissima giornata di pioggia, mi ricorda tanto il mio cortometraggio Indaco, che è quello che circa 3 anni fa mi ha un po' fatto conoscere nel panorama palermitano. Sicuramente lo vedrete in questa rassegna. E insomma, cosa vuol dire fare cinema indipendente a Palermo? Avere tante soddisfazioni, conoscere tanta gente veramente speciale e allo stesso tempo avere anche tante difficoltà, tanti impedimenti, però qualsiasi passione che uno decide di coltivare, insomma, le difficoltà vanno messe in cantiere. Io lavoro con una squadra ben composta, ci sono fra vecchi e nuovi collaboratori, insomma, siamo più di 20-30 persone con cui io collaboro e che si affidano a me al 100% per la realizzazione di vari prodotti. Infatti, Calama Film, una delle poche società cinematografiche, case di produzione presenti a Palermo, è fondata da me, Samuele Lindiner, Ferdinando Gattuccio e i miei soci che saluto, ma adesso, insomma, si è allargata, siamo una squadra molto, molto, molto grande e molto attiva. Abbiamo anche realizzato un lungometraggio, Work and the Beast, che è andato nelle sale, che continua il suo giro nelle sale, lo continuerà nei prossimi mesi, il primo fantasy fatto in Sicilia. Da allora abbiamo già girato 4 cortometraggi, stiamo preparando un nuovo film, insomma, siamo molto attivi. Il primo lavoro di cui, appunto, che presento io in questa rassegna è Piero Uomo Buono, un mio ormai vecchio cortometraggio girato circa 2 anni fa, che anche questo fortunatamente ha avuto un buon successo, ha portato la ribalta a Piero Caronna, che è l'attore protagonista di questo corto. Ed è stato un modo di raccontare la mafia in una maniera diversa da quella che solitamente si vede nel cinema siciliano. Questo cortometraggio parla di mafia, però attraverso gli occhi di un uomo con un ritardo mentale che non si rende conto di far parte di una famiglia mafiosa. Quindi Piero Uomo Buono con Piero Caronna, una buona visione e ringrazio ancora i ragazzi di Futura Vision per questa opportunità.